Come andranno a finire dunque le partite di cui abbiamo appena discusso? Sono tesissimo, perché la settimana scorsa ho esordito con una figura di merda epica, colossale, sono stato massacrato da te e mi è stato fatto presente da diversi ascoltatori, quindi ho bisogno dell'applauso da parte del pubblico. Ancora questi sì, applausi. Perché qua ci ascolta, quindi direi di... Grazie, grazie per la fiducia e... Possiamo fare una panoramica sul pubblico? No, no, non abbiamo, perché non... il cameraman è impegnato, grazie. Abbiamo comunque la telecamera, grazie. Vabbè. Grazie allora a questa clac spontanea, per non dire spintanea, e cominciamo da Südtirol Regina. Finale? No, allora, tanto ho capito, la... comincia tu. Comincio io. Perché ne ho piene le balle. Di che cosa? Dillo tu. Il Südtirol, pur giocando in casa, gioca comunque contro una delle pretendenti al trono e credo assolutamente, i nomi li hai fatti tu anche poc'anzi, insomma, di chi gioca. Non me ne ricordo neanche uno, ma so che sono importanti. Mi ricordo quello dell'allenatore Pippo, sì, Inzaghi, Pippo, che tanto ti ha fatto godere. Quindi secondo me sarà un 2-0 per la Regina. Ah, tu oltre il segno anche il risultato, però io sì, mi segno il 2, ok? Segnati il 2, segnati il 2. Io non ho studiato, ti sta scrivendo Enrico Callovini, il nostro sì, caro amico Enrico Callovini. Mi sta aggiornando sul lavoro al giornale, sì. Bene, bene, e lavoro. E, Südtirol Regina, io a differenza della settimana scorsa ho seguito il tuo esempio, quindi non mi sono informato affatto, cioè mi sono presentato qua completamente impreparato, un ottimo, po' come fai tu insomma da diversi anni. Grazie Stefano, sei e quindi, un amico. Mi fermo a quella conoscenza superficiale, io voglio dare fiducia al Südtirol, quindi metto X, perché credo che in casa possa continuare con questa serie positiva e soprattutto credo che abbia una difesa tale da poter fermare anche la Regina. Quindi che cosa segniamo? T'ho già detto X, se poi X, tu devi rispondere ai messaggi. No, 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 era solo per essere sicuro che poi tu non ti rimangiassi le parole, perché siamo, no, no, siamo no, famosi no, anche no, su questo fronte. No, no, tu sei famoso su questo fronte, no, io non mi rimangio le parole. Assolutamente, no, è solito. Sì. Allora, rimaniamo in termini calcistici e vediamo anche come finirà l'ora fra Triestina e Trento a questo punto, mio caro. Con una Triestina in grosse difficoltà, come abbiamo detto, alla ricerca di punti, ma un Trento che sta bene, che è rinvigorito, lo sappiamo, però io credo che comunque sarà una sfida difficile e quindi oserei quasi azzardare un pareggio in questo caso, ti dirò la verità, guarda. Allora, tu mi azzardi il pareggio, io non sto cercando... Stai cercando scuse, lo so. Quindi c'è, sono dei fischi sul tuo... Ah, sono fischi? Sì, 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 sì. Grazie. È sempre il pubblico da casa, c'è cioè il pubblico qua presente che sta fischiando. Sì. Calmi, cioè rispettate anche le idee di Alessio. Molto bene. Grazie. Io invece dico che il Trento può presentarsi a questa partita un pochettino con la testa libera, la Triestina no. Se la Triestina... Vabbè, senza troppe cose mentali, io dico 2. 2? Sì. Allora segniamoci questo 2 senza darmi un risultato preciso. No, non, no, sta... non lo vuoi fare. Adesso... Okay. Il basket, Olimpia Milano, Dolomiti Energia Trentino. Qui diciamo che siccome non c'è il pareggio cerchiamo di capire i risultati. Gli scarti, dai. Io gli vedo scarti. La vittoria dell'Olimpia con però abbastanza sudata, con una decina, meno di 10 punti di scarto. Voglio sperare perché almeno vuol dire che l'Aquila se la gioca fino alla fine. Quindi tu dai un 1 con meno 10. Sì, mi sembri gli scommettitori delle sali con l'handicap. Gol, non tempo, gol. Sì, sì, sì. Io ti do un 1 perché sono convinto anch'io che chiaramente Milano non può perdere anche il match di ritorno, sarebbe qualcosa di clamoroso, ma con più di 10. Guarda che sei un bastardo perché avevi detto più di 15 prima. Più di 15, è vero, bravo, hai ragione. No, no, confermo, più di 15 perché Milano è Milano. Milano è Milano. Milano è Milano. Milano è un gran Milano. Trentino Volley, vero Volley Monza, e qui l'abbiamo detto, seconda contro sesta, con il bisogno per Trento di tenere la seconda posizione. Sì, credo che non avrà troppi problemi, anche se un set comunque Monza lo porta a casa. Quindi sarà un 3-1 secondo me. Ma mi piace come dici, non è che usi il condizionale tu, nelle, anche se un set Monza lo porta a casa, sì, sì, cioè, tu hai già visto la partita. È già scritto, è già nelle sacre scritture. Io non posso dire come te? No, perderebbe, no, senso, perderebbe un po' di senso. Saremmo? Allora chiedo al pubblico. Ah, vabbè, allora 3-0. Mi segnala l'aiuto da casa. Mi segnala quella ragazza. 3-0, 3-0, 3-0 secco per Trento. Sì, sì, vabbè, sì, vabbè, sì, vabbè. Staremo a vedere com'è. Dolomiti Bellunese e Virtus Bolzano, abbiamo già detto tutto poco fa.
quindi? Beh, tutto. Abbiamo presentato tutto, senso, la abbiamo partita. Abbiamo sviscerato un po' il retroscena, chi c'è, chi vale, chi non vale. Ecco, io qua... Una Dolomiti forse ferita nell'orgoglio perché era partita con più favori nei pronostici iniziali, forse. Sì, però dobbiamo ricordare che nasce dalla fusione di tre società, è anche fisiologico dover trovare un equilibrio. E io vedo una partita con un pareggio, perché comunque sono due formazioni che hanno dei valori e vedo X. Tu hai di X, sì. A questo punto... È evidente che io non posso dire. No, no, adesso a parte gli scherzi, come regola generale, non possiamo. Scherzando, cioè, se no ci incartiamo ancora di più. Ma io credo che comunque l'attacco della Virtus Bolzano abbia qualcosa in più. Insomma, ha un Elix Captina e non solo, che riescono comunque sempre a sbrogliare la matassa. Quindi alla fine io comunque do un 2. Ah, tu metti la vittoria della Bolzano? Sì, 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 sì. Anche perché se non vince in questa. Beh, non è una squadra materasso. No, vabbè, è il tuo pensiero. La Virtus Bolzano è arrivato al momento, insomma, Sebastiani lo sta chiedendo da tempo di tornare a dimostrare. Sì, insomma, sì, è un tuo pensiero. Sebbene ti conosca da anni e faccio sempre fatica a rispettare il tuo pensiero, lo rispetto. Quindi, Terme Porto Gruaro. Tocca a te, dai, dillo prima tu. Qua dentro fuori, come si diceva, io temo. Che temi con la E chiusa, temi. Temo che finirà in pareggio. Io devo, ti seguo, cioè non posso dire quello che non penso. Anch'io pensavo il pareggio. Quindi la partita classica, partita della paura, finirà 4-3. Con poche emozioni, e sì, vedo anch'io il pareggio. Sì. Ma quelle emozioni che vi mancheranno nella partita tra Levico e Porto Gruaro. No, scusa, volevo ricordare, perché magari non tutti ascoltano il... Quando uno cerca e trova la via per, sì, per arrivare alla fine, sì. Eccetera, niente. E volevo ricordare, perché vanesi, magari non tutti ascoltano... No, no, sì. Guarda, devi guardare lì, siamo tutti vanesi quelli che fanno questo lavoro. Io no. No, tu no. Non so nemmeno cosa vuol dire. Ti chiamo Mister Vanità, mezzo lombardo. No, ti dicevo solo che voglio ricordare l'iniziativa delle organizzazioni della Marcia Longa. Perché chi ancora? Allora, dopo aver portato i giornalisti a fare un giro con l'aereo sopra il tracciato, dopo aver portato la neve in Piazza Duomo in via Belenzani, sempre all'insegna della sostenibilità e della leggerezza, i primi 500 che taglieranno il traguardo domenica potranno fare poi un giro con le proprie automobili sul tracciato con freno a mano, derapate, robe varie. Questa notizia è in anteprima. Io torno a sottolineare il fatto che si tratta solo di fake news, non ascoltate. Beh, il 50esimo merita di essere festeggiato a Modino, come si dice a Firenze. Conoscete Stefano Frigo, e per chi non lo conosce, c'è un libretto delle istruzioni online. Gli organizzatori puntavano ai 2000, basta, però hanno scelto 500 perché poi sembra di esagerare. Con le proprie auto. Guarda, la Marcia Longa è un elemento, è un evento talmente spessore che riesce a farsi rimbalzare queste, il tuo amato questi subdoli modi per cercare delle polemiche inutili, sterili. Ti sei già fatto la tessera PAT del tuo amato Trentino Alto Adige? Non ho mai avuto nessuna tessera. No, non entriamo. Ah, del PAT non hai avuto tessera, non certo. Non ho mai avuto... No. Allora, gli opposti chiudono qui, devo dire, con le profezie. Andremo a sentire poi lunedì, sempre alle 18, usciremo, se non ci dimenticheremo di menzionare qualcuno per fare il commento a queste nostre profezie con il bene ma non benissimo. Intanto accontentatevi delle profezie, ascoltatele per bene e segnatevi, pronti poi a lanciarci degli attacchi oppure a farci dei grandissimi elogi qualora avessimo dovuto azzeccarle, come io, sottolineo io, sono riuscito a fare la settimana scorsa e non lui. Lui è stato totalmente incapace. Grazie e alla settimana prossima. Grazie al pubblico anche.